Ehi, shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash, che Yahweh è il vero nome del Padre, che il mondo dall'ignoranza chiama Dio, Bahashem vuol dire nel nome, Yahweh Shai è il nome del suo figlio, colui che il mondo dall'ignoranza conosce come Gesù e con l'immagine di Cesare Borgia, ok? La Ruka Kodash è lo Spirito Santo. Ora voglio dare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la verità, la pura verità. Che okay? Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, che si stanno, Yashar Allah vuol dire Israele, che si stanno affaticando e rischiando la propria vita per spingere questa verità, Shalom. Io sono il fratello Yaraya Yashar Allah e volevo condividere questo articolo che ho ricevuto da un fratello, il fratello Kalam del GMS Italia, ok? Come vedete, meno fucili e più veleni, le esortazioni di Papa Francesco. Ripeto, sapete che questa parola la devo censurare se no mi tolgono, ok, il video, e devo pronunciarlo proprio per cosa è. Meno fucili e più veleni, l'esortazione di Papa Francesco. Il pontefice è intervenuto alla giornata di preghiera organizzata dalla comunità di San Egidio, alla presenza degli altri leader religiosi e politici, invitando a convertire strumenti di morte in strumenti di vita, ok? Per coloro che non hanno gli occhi spirituali aperti, per coloro che sono spinti da qualunque vento, filosofia di morte di questo regno, crederanno che questo uomo qui è un uomo che fa la volontà di Dio, ok? Ma invece questo uomo fa la volontà di diavolo, dei diavoli di questa terra, che sono coloro che stanno governando questo regno, le famiglie bancarie, che okay? Il così chiamato, autoproclamato uomo bianco, ok? Sono i diavoli di questa terra e sono della nazionalità biblica, Esau e Edom. Per tornare, ho fatto altre lezioni riguardo i segreti di questi uomini qui, che non sono uomini di Dio, ok? Sono dei satanisti, ok? Sono diavoli. Andiamo a leggere. Meno armi e più veleni. Papa Francesco è intervenuto alla giornata di preghiera organizzata dalla comunità di Sant'Egidio, invitando a deporre le armi e a ridurre le spese militari per provvedere ai bisogni umanitari e convertire strumenti di morte in strumenti di vita. Il pontefice si è augurato che queste parole siano richieste e insistenti, che eleviamo per il bene dei nostri fratelli contro la guerra e la morte in nome di colui che è pace e vita, che non nominano nemmeno il nome, anche se lo nominano, nominano un nome finto, un nome satanico. Meno armi e più cibo, meno ipocrisia e più trasparenza, più veleni distribuiti equamente e meno fucili venduti sprovedutamente. Ok? Questa è la lingua, ok? Del serpente, ok? Loro parlano e sembra che vi vogliono bene, vogliono vita e chissà cosa, ma alla fine, se guardate bene, vi filano sempre in sotto la morte, ve lo preparano in un pacchetto con il fiocco di rosa, ok? Vi presentano in una maniera accettabile proprio la morte, ok? E lui fa parte del sistema, lui non fa la volontà di Dio, fa la volontà dei suoi padroni, ok? Infatti, qui ho letto, ho visto, ok? Alla presenza degli altri leader religiosi e politici, ok? Che unione ha la luce e la tenebra.
E la Bibbia ci fa capire, nel libro di Siracide 10:12, di non affidarsi ai nostri nemici, come rugginisce il ferro, rugginisce la loro cattiveria. Ok? Andiamo a prendere un po' di precetti. Questo è il libro di Giovanni, capitolo 8, e leggo dal versetto 44, che dice: non so perché mi prende tutto, mi tocca fare così. Va bene. Questo è il libro di Giovanni, capitolo 8, versetto 44. Voi siete progenie del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del vostro, ok? Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre delle menzogne. Okay? Questi uomini sono dei bugiardi, okay? Non vi vogliono bene, vogliono la vostra morte, okay? Vogliono avere in possesso la vostra anima. Questo è quello che vogliono, vogliono possedervi. Non devo andare in profondità a far vedere la falsità della religione cristiana e tutte le altre religioni, perché le ho già fatto in altri video. Basta andare a vedere i video che ho fatto precedenti, ok? Li vedrete lì. Non c'è verità in questi uomini. Vi vengono, vi parlano in maniere per sembrare che vi amano, ma sotto vi infilano sempre la morte. Le scritture ci hanno fatto capire che noi non dobbiamo fare dei tagli sotto la nostra pelle per non dire cosa vi stanno iniettando. Ma i storti che non capiscono andranno sempre dietro a questi uomini qui. Andiamo a prendere. Perdonatemi. Sacra Bibbia, sì. Andiamo a prendere il libro di Primo Giovanni. E qui ci concentreremo. Primo Giovanni, capitolo 2, versetto 22. No, anzi leggo 4, ok? Questo è Primo Giovanni 2:4. Dice: chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ok? Coloro che vi dicono che conoscono il Dio e non osservano i suoi comandamenti, non c'è verità in loro. Ok? Il figlio del padre che è stato crocifisso, Yahweh Shai, ok? Se fosse qui, fate la domanda, lui vi farebbe fare cose di questo genere? No, è la risposta. Allora loro non prendono esempi da lui, prendono esempi da Satana, dal diavolo, ok? E non fanno la sua volontà. Un esempio sono le leggi che hanno girato, stesse leggi che vengono fuori da questo Vaticano, che hanno proclamato che va bene che un uomo e un altro uomo si possono sposare, una donna con un'altra donna possono sposare, e queste cose sono il contrario di quello che dice la Bibbia. Anzi, la Bibbia condanna a morte coloro che fanno questi atti qui. Aprite gli occhi, ok? Perché non tutto quello che luccica è diamante. Il diavolo si presenta come l'angelo di luce, dice le scritture. Prendiamo un altro precetto sempre qui, versetto 22. Chi è il mendace se non colui che nega che Yahweh Shai è la Mashiach, l'unto, parola Cristo sarebbe l'unto, il Messia, ok? Esso è l'anticristo che nega il padre e il figliuolo. Okay. Questi uomini per l'ennesima volta
ho fatto lezioni riguardo la loro religione, ok? E qui c'è la distinzione tra il padre e il figlio, ok? Ma loro rappresentano dei dei antichi, dei pagani. Questi non fanno la volontà del padre, fanno la volontà di Satana, ok? Fanno la volontà di Satana. Andiamo a vedere il capitolo 5. Capitolo 5, sempre primo Giovanni. Vediamo versetto 10. Chi crede nel figliuolo di Dio, che è Yahweh Shai, ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio, Yahweh, ha reso circa il proprio figliuolo. Ok? C'è la distinzione tra il padre e il figlio. Ok? E questi spingono una dottrina della Trinità, che il Dio e il figlio sono uno, sono la stessa persona. Ok? Che loro stanno spingendo delle filosofie pagane, okay? Filosofie sataniche, che non ha nulla a che fare con la verità. E questi possono venirvi a dire, possono venirvi a parlare di pace, ok? Stiate attenti di coloro che, scusatemi, non so perché il telefono fa così, stiate attenti di coloro a chi ascoltate, perché come avevo detto prima, il diavolo si presenta come un angelo di luce. Siate attenti, queste cose sono veleni che vi porteranno a prendere il marchio della bestia che hanno già preparato, che è il microchip, è il prossimo passo. Ok, ho fatto un video, anzi ho postato un video che hanno fatto uno speciale su canale 5 o 4, non mi ricordo. Dunque, sono tra gli ultimi video che ho fatto e hanno fatto vedere già del marchio là, della bestia che viene dopo questo veleno qui, che devono funzionare insieme. È tutto per mettervi una padronanza, per avere proprio il possesso di ognuno di voi, per rendervi merci. Detto questo, coloro che avranno gli occhi a vedere, vedranno. Coloro che rimarranno nella tenebre, nell'ignoranza, rimarranno nella tenebre. E il Padre Yahweh Shem Yahshai che decide tutto. Detto questo, spero che è stato edificante questa lezione. Voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem Yahawashai, Waharuka Kodash, miei doppi onori agli apostoli e anziani e la Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah. Alla prossima, Shalom.